Sottopasso ferroviario a Battipaglia, lavori bloccati. Migranti a Salerno, oggi quinto sbarco. Coltivavano marijuana a campagna, arrestati coniugi. Ospedale Eboli, ci sarà il reparto di oculistica. Più Europa a Battipaglia, nuove modifiche. Vendita beni comunali Battipaglia, pubblicato bando. Allarme maltempo, disagi in città. Miss e Mister Battipaglia, grande successo. Battipagliese Calcio, ingaggiato centrocampista. I lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario tra via Rosa Iemma e via Roma a Battipaglia sono ancora bloccati e da circa un anno non si hanno notizie. Ora la commissione straordinaria vuole fare luce sulla vicenda. Il 27 marzo 2013 la ditta Cofrat Costruzioni Generali di Ottaviano in provincia di Napoli era risultata l'aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario. L'opera sarebbe dovuta partire entro il mese di maggio 2013 e concludersi in 150 giorni naturali. L'ipotesi più probabile riguarda una mancata erogazione dei finanziamenti, ma c'è chi parla di un appalto strano. Allo stato attuale l'intera struttura, così come l'area circostante, risultano degradate a causa del lungo abbandono e della conseguente mancata manutenzione. Nuovo sbarco a Salerno questa mattina. È attraccata nel porto la fregata Fasan della Marina Militare con a bordo 1.044 migranti recuperati nel canale di Sicilia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Un centinaio i minorenni e due donne in stato di gravidanza, segnalati inoltre 17 casi di scabbia. La polizia ha fermato a bordo due presunti scafisti. Da quanto si apprende, non si segnalano a bordo della fregata Fasan problemi sanitari. Quello di oggi è il quinto in due mesi esatti per oltre 6.000 tra uomini, donne e bambini transitati per il capoluogo e provenienti da diversi paesi dell'Africa e del Medio Oriente in guerra. Sul posto le associazioni, tra cui l'Humanitas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, l'Ufficio Diocesano Migrantes, insieme a Migranti Senza Frontiere e alla Caritas. Coltivavano canapa indiana nel giardino di casa, a campagna in località Varano. Arrestata una coppia di coniugi incensurata. Lui è operaio, lei dipendente statale. Per arrotondare i guadagni a fine mese, i due coltivavano 10 piante di canapa indiana alte 3 metri. Gli arbusti di droga erano nascosti dietro un manufatto e cresceva tra ortaggi e frutta. I carabinieri del nucleo operativo di Eboli hanno scoperto la piantagione. Gli uomini del tenente Manna hanno sequestrato le 10 piante di marijuana in giardino e altre due piante sul balcone di casa. Come previsto dal decreto 82 si va a creare il dipartimento all'ospedale di Eboli. Il direttore sanitario Rocco Calabrese ha annunciato la notizia. Il dipartimento testacollo comprende la struttura complessa di oculistica e le semplici di otorino e neurologia. Il segretario della UIL Vito Sparano sottolinea: da oggi parte il testacollo. Ci fa piacere, ma la nostra proposta a Calabrese è un'altra. La chirurgia deve essere autonoma e non può essere accorpata perché lo è stata per anni con un È un primo passo per migliorare le cose. Vedendo le ultime dichiarazioni, tutta la politica è dormiente come al solito. Serve invece rafforzare neurologia e gli altri reparti come urologia. Varata la modifica al programma Più Europa, approvata la proposta di rimodulazione. Il commissario Iorio ha precisato che l'adeguamento del programma integra, completa e migliora il progetto portante del Più Europa. La rimodulazione del programma di intervento per le città medie è stata elaborata dagli uffici comunali e condivisa con il responsabile dell'obiettivo operativo 6.1 e il responsabile del programma Più Europa di Battipaglia. Tra l'altro è prevista l'allocazione in overbooking di risorse per un importo di 4,1 milioni di euro destinati a diversi interventi. Messi in vendita nuovamente i beni comunali. Attraverso la società Veicolo SRL è stato emanato il nuovo bando per la vendita all'asta dei beni che non sono stati ceduti con le prime vendite all'incanto. La durata della validità della proposta irrevocabile non potrà essere inferiore a 60 giorni dal termine di presentazione.
Sono 8 i lotti destinati alla vendita con la presentazione di offerte pubbliche di acquisto da parte dei privati. Tra questi il complesso denominato Americanino, in via Giusti, l'ex macello comunale di via Spineta, l'ex serbatoio di via Olevano e il complesso immobiliare ex tabacchificio di via Rosa Iemma. La procedura di gara è fissata per il 2 ottobre prossimo, con inizio alle ore 10 presso la sede della società Veicolo, ubicata al comune di Battipaglia in piazza Aldo Moro. Crollo termico di quasi 10 gradi delle temperature. Il ciclone Elettra, che di fatto inaugura l'inizio dell'autunno meteorologico, insisterà sull'Italia per buona parte della settimana, soprattutto al sud, con fenomeni temporaleschi anche a tratti violenti. Caos per gli automobilisti in transito sulla strada provinciale che conduce da Battipaglia ad Eboli per la forte pioggia. A Salerno, provvidenziale intervento del personale dell'Humanitas e dei Vigili del Fuoco in via Pietro del Pezzo per soccorrere due persone rimaste bloccate all'interno della loro autovettura a causa del violento acquazzone. I caschi rossi hanno liberato le persone intrappolate da un fiume d'acqua. Per i due malcapitati solo tanta paura, ma nessun'altra conseguenza. Si è tenuto sabato sera l'atteso appuntamento con il tradizionale concorso battipagliese Miss e Mister Battipaglia, organizzato da Giuseppe Esposito. Sede dell'evento è stato il palco di Pizzulià, su viale Brodolini. Nel corso della serata ha avuto luogo anche una sfilata di moda organizzata dalla sartoria Alterago della stilista Maria Rosaria Di Fabio e della boutique Belli e Ribelli in piazza Mendola. A vincere la fascia di Mister Battipaglia 2014 è Domenico Ruggiero, mentre la nuova Miss Battipaglia e Silvia Bandello. Nuovo arrivo in casa bianconera. La Battipagliese Calcio ha ingaggiato il calciatore Emanuele Aprile, centrocampista centrale, classe 95. Aprile arriva dal settore giovanile della Nocerina e va a rinforzare il pacchetto di mediani a disposizione di Luigi Squillante, che domenica prossima debutterà con i bianconeri a Rende per la prima giornata del girone I della Serie D e potrebbe contare su altri innesti con il direttore sportivo Giuseppe Cannella ancora operativo sul mercato.